Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale Arte Allegra, oggi con un nuovo attacco d'arte. Se vi ricordate, l'altra volta nel video ho messo come costruire delle colonne. Oggi vediamo un po' come realizzare un arco a tutto sesto. La prima cosa che noi impostiamo è quella di segnare una linea di base. Dopodiché mettere le basi per le nostre colonne, disegnare le colonne vere e proprie, disegnare i capitelli. A quel punto, dove c'è la linea di testa, che è quella segnata con i tratteggi sopra i capitelli, determiniamo il centro geometrico dell'arco. Altro non è che la distanza che c'è tra la fine della colonna 1 e l'inizio della colonna 2. Una volta segnato il centro, disegniamo gli archi inferiori e superiori. A quel punto suddividiamoli. Io li ho divisi in 6, ma ovviamente possono essere divisi nella quantità che desiderate. A questo punto riportatelo nel polistirolo, nel caso specifico solamente l'arco, poiché le colonne già le trovate nel video precedente. Dopo aver tracciato le linee dei vari segmenti del nostro arco, riportateli con il saldatore a punta. Ed ecco il nostro arco pronto. A questo punto potete utilizzarlo per i vostri attacchi d'arte. Nel mio caso sono stati utilizzati sopra le colonne, per il presepe che, come vi ho detto, sto realizzando quest'anno. Quindi, come avete visto, non è complicato realizzare un arco, tutto sta nell'eseguire alcune pratiche tecniche iniziali. Spero di essere stata utile con questo video, soprattutto se avete dei dubbi o delle domande non esitate a contattarmi, sarò felice di potervi aiutare. Non mi rimane a questo punto che salutarvi. E come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!